Ciao, sono Giuseppe Diurno e oggi è davvero una giornata importante perché è la giornata contro il femminicidio, una giornata contro la violenza sulle donne, contro l'aggressività e la brutalità che molte persone, molti uomini hanno sulle donne. Io penso una cosa, che non possiamo permetterci oggi nel 2016, quasi 2017, permetterci che queste cose accadano e di parlarne, di parlare solo di queste cose in giornate prestabilite e dedicate da qualcuno. Ma deve essere una cosa costante che facciamo tutti i giorni, che ci battiamo tutti i giorni. Io e la mia scuola di arti marziali, Jiu-Jitsu, sono ormai da oltre 11 anni che cerchiamo di tutelare e far sentire libere di sé le donne, e proponendogli dei corsi, la maggior parte di questi gratuiti, ma proprio perché bisogna sviluppare una mentalità vincente, il fatto che la donna possa capire che non debba essere solo una vittima, ma che in un qualche modo possa sapersi difendere. Questo molte volte capita e si pensa che un uomo solo perché è molto più grande, molto più grosso e molto più forte debba avere la meglio, ma a volte non si parla di imparare a difendersi contrattaccando o voler dimostrare per forza che la donna possa avere la meglio su un uomo. La donna ha per natura la meglio su un uomo, basterebbe solo insegnarle a reagire al momento giusto. Reagire significa non dare uno schiaffo, ma reagire significa capire le situazioni, reagire significa interpretare un momento e poter fuggire prima che accada. Beh, trovare tutte quelle cose, quelle situazioni, quegli atteggiamenti mentali da poter avere comunque sempre la meglio, non solo fisicamente. Quindi a volte noi proponiamo diversi corsi, ma che sono fini a se stessi. Corsi, uno non può pretendere che facendo un corso di arti marziali, di qualche lezione, qualche ora, possa pretendere di imparare a sapersi difendere, ma forse può capire, può scaturirgli nella sua mente l'idea, capire che è possibile comunque far qualcosa di diverso. Poi ovvio, come in tutte le cose, bisogna lavorarci. E bisogna essere padroni della situazione, quello te lo può portare solo l'esperienza e il fatto di ripetere queste cose molte volte, ma è meglio fare qualcosa che non farla. Quindi noi ci battiamo giorno dopo giorno, io ho una figlia femmina, ho una moglie, ho una mamma e so quanto è importante è tutelare queste donne. Noi nasciamo da una donna, viviamo amando delle donne e quindi è importante tutelarle ogni singolo giorno. E quindi io con la nostra scuola, il Già Diurno, ci auguriamo che tutti i giorni possiamo noi come esseri umani diffondere il messaggio che le donne sono la cosa più importante nella nostra vita, sono le persone che ci danno la vita e quindi le dobbiamo tutelare perché non c'è niente al di sopra di loro. Quindi tutti i giorni devono essere messe lì al di sopra e solo ed esclusivamente venerate. E noi ci batteremo da sempre, continueremo a farlo perché ogni tipo di violenza possa cessare e noi daremo quello che è il nostro contributo per farle sentire quantomeno un po' più sicure di sé e togliergli dentro quella grinta che solo loro hanno. Un abbraccio e ci vediamo.